Da oggi anche le farmacie potranno inoculare il vaccino anti-Covid, un traguardo importante non solo per alleviare il pesante carico di lavoro degli hub vaccinali, ma anche per permettere a tutte le persone che risiedono in zone rurali e periferiche di poter ricevere la protezione dal Covid in maniera comoda, sicura ed efficace. Abbiamo raggiunto questo accordo in tempi buoni, l'abbiamo fatto grazie, e devo ringraziarlo pubblicamente, il commissario straordinario dell'ASL di Crotone, il dottore Domenico Sperlì, che è stato molto, ha avuto proprio la voglia di farlo, ecco. E io credo che quando c'è questa voglia, questo impegno, si possa raggiungere degli obiettivi anche con una certa facilità. Bene. Questa mattina già sei vaccinati Sì. qui a San Mauro Marchesato. Sì, ne abbiamo fatti 6 da stamattina e contiamo di farne ancora altri oggi. Spero nei prossimi giorni di farne anche di più. La provincia di Crotone è la prima in Calabria ad aver avuto il via libera per la vaccinazione, così come conferma il vicepresidente di Federfarma Crotone, Oreste Gualtieri. Sul territorio crotonese sono 9 le farmacie che hanno aderito, e in provincia dovrebbero essere intorno ai 25-26. Ripeto, si parte con questa figura di farmacista vaccinatore, oggi è una realtà, grazie al lavoro fatto in precedenza, dall'ex presidente dell'Ordine dei Farmacisti, il dottor Emegna, e dall'ex presidente di Federfarma, il dottor Reiani, che hanno lavorato in maniera eccellente, a questo programma, dato che è un accordo provinciale su base regionale, in collaborazione anche chiaramente con il commissario straordinario Domenico Sperlì. Oggi siamo partiti e volevo dare delle informazioni ai cittadini crotonesi che si sono comportati in maniera egregia durante il primo lockdown. Il percorso è molto semplice, basta andare in farmacia, lasciare il nome, il cognome, il cellulare e il codice fiscale. Il farmacista di fiducia entro 5-7 giorni richiamerà il paziente e lo inviterà in farmacia con il giorno esatto e l'orario per vaccinarlo. Gli over 60 riceveranno il vaccino Johnson e AstraZeneca, mentre gli under 60 faranno in modo di avere il vaccino Pfizer e la Moderna.